Oggi faremo una cosa pazza. Beh, adesso vi spiego un pochino. In pratica, verso febbraio di questo 2020 di merda, di merda, di merda, proprio, avevo costruito una Lego molto molto bella che però quell'infame di mia sorella distrusse, quindi la voglio ricostruire. Eccomi qua. Allora, eccoci qua. Mi ricordo ancora quando mia sorella mi lanciò un calcio, tra l'altro notando quelli quanto faccio fanno schifo. Ovvero, guardate qua che schifo di capelli. Ah! Però adesso non ce ne fotte un gatto. Allora dovremmo iniziare a costruirle. Vediamo cosa. Allora, che gioia ormai estetica, ma non penso. Allora, innanzitutto vorrei provare a fare un negozio, quindi i negozi hanno le vetrine. Già. No, non ce le hanno le vetrine. Adesso faccio finta che per i marmichini sono le Lego Friend che ho trovato qua dentro. Innanzitutto piazziamo la porta qua, che è già una cosa carina, insomma, un po' carina, dai, un po'. Per adesso non ci dobbiamo in chiacchiere e iniziamo a costruire. Bella, bella, bella. Bella agenda. Tra l'altro io adoro questo, che fa bella agenda. Non mi ricordo il suo nome perché io, secondo voi, so il nome dei TikToker. Ma quando mai? Cioè, io dovrei sapere dei nomi Non so neanche parlare, ragazzi. Cioè, andate a guardare un altro video. No, scherzo, rimanete qua, vi prego. Prego, siete l'unica speranza. Boh. Perché io non ho mai fatto niente di successo nella mia vita. È successo, non sono una diavola. Se non hai capito, sono una dabla, io ti rovino. Sono ubriaca di shot, 5 fiaschi di vino. Sono stata buttata fuori e sono uscita con il capo branco. Se mi spezzi il cuore, ora io non piango. Imbarabura babam. Ho scelto il male, il bene era banale. Io sono una cicca mala criminale. Ragazzi, il mio televisore è posseduto. Cioè, stavo sull'HDMI A2. Ad un certo punto si è trasferito. Vabbè, lasciamo stare, no? Lo so che faccio schifo sul televisore. Vabbè. Comunque, ricapitolando, iniziamo a fare il primo palazzo. Visto che mi faccio due palle così per voi. Mi hanno chiamato secca e balena. Gridato in faccia e sussurrato alla schiena. Che ne so come fare, vabbè. Perché sei bella così. Ah sì, mi ricordo ora come facevo, ma visto che voglio i money. Non, cioè, voglio i money! Vabbè, dai, non è vero, dai. Money non li voglio, bene? Risparmiatemi queste cose. Money non li voglio. Vabbè, a parte
nel mio caso di stupidità altissima, molta stupidità. Devo guardare la telecamera, ciao. Non mi vengono idee. Secondo me il mio telefono si sta chiudendo. Perché sto riprendendo un coglione che parla? Non lo so. Sto piangendo. Mi stanno scendendo le lacrime dagli occhi, no? Mi hanno chiamato secca e balena. Mi dato in faccia sussurrato alla schiena. Mi hanno dato della trota, della sema, della... Non so. Perché tu sei bella così. Tipo un negozio medievale potrei fare. Ma chi ci ferma? Stiamoci zitti! Diana, ti si vede la... Vabbè, ti do la censura, ti ho detto. Va bene, ti censuro la faccia. Su KineMaster so fare roba. Vero? Ciao, minion di merda! Come stai? Brutto minion. Ciao. Cazzo. Ma anche qua stavano le leve. Faccio tipo l'apertura retro, Diana, e poi ti lamenti che ti riprendo la faccia. Vabbè, Didi, te l'ho detto che la censuro. Tanto che su KineMaster so fare roba. Basta. So anche più di te, Didi. Mi hanno chiamato secca e balena. Gridato in faccia e sussurrato alla schiena. Perché sei bella così. Non è vero, siamo tutti brutti. Tutto il mondo è brutto, ragazzi. Tutto il mondo è brutto. Il mondo è pieno d'odio. Il mondo è una merda. Secondo me un coccodrillo va bene, perché guarda. Ho trovato questo simpatico coccodrillo. Scusate, mi aveva chiamato un mio amico. Allora. Quindi, stiamo per finire questo palazzo di me. Insomma, questo palazzo. Ma comunque questo simpatico coccodrillo, guardate quanto bello. Ciao, saluto. Saluta, brutto coglione! Perché ho... Wow. La 40. A voi piacciono le regole, perché vi chiedo le cose, se non potete dire un cazzo, visto che YouTube mi toglie i commenti, me li disattiva. YouTube è troppo importante. Ma ragazzi, penso che sia finito. Sopra faccio un altro piano. E beh, ci vediamo tra poco.